Puoi andare, grazie. Ben arrivati e grazie per essere venuti nonostante un caldo allucinante. Pregherei chi è arrivato, grazie, di sedersi. I saluti li possiamo fare anche alla fine. Allora, stasera abbiamo un incontro molto speciale, che fra l'altro cade in una giornata molto speciale, con l'Europa che ha appena detto che tutto sommato i porti possono restare chiusi, anche se ha invitato... Scusa, sto spegnendo. L'ho detto che era un po' speciale. No, spengendo va benissimo, è lo stesso. Dicevo, in una giornata molto particolare in cui stanno accadendo molte cose. Partiamo dal titolo di questo film, 50 minuti, molto intensi, con voci diverse che vedremo fra qualche minuto. La guerra è una cosa sottile. Poi lasceremo la parola anche al regista alla mia destra, Maurizio Gibertini, e alla mia sinistra ho il magistrato Francesco Maisto, incaricato dal sindaco Sala dei rapporti con i detenuti. È corretto, Francesco? L'addizione esatta, garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale. Una perfetto. Cosa lunghissima. Perfetto. Va bene. E l'oggetto primo, non l'ultimo in realtà, quello più che galleggia in superficie è il decreto sicurezza. C'è scritto ottobre del 2018, anche se poi in realtà arriviamo al 27 novembre del 2018, quando il decreto sull'immigrazione, ma questo lo spiegherà molto meglio Francesco Maisto, viene accorpato con il decreto sulla sicurezza. Dicevo una giornata particolare perché proprio ieri, vi ricordate, quando vi siete svegliati avete visto sui telegiornali o avete ascoltato i giornali radio la notizia di un padre e una bambina di 23 mesi morti cercando di arrivare laddove speravano di trovare la vita, così come una madre con tre bambini, giornata in cui la comandante trentunenne tedesca della Sea-Watch ha forzato il blocco nonostante ci siano reazioni, come ho visto ultimamente, rabbiose da parte del nostro ministro dell'interno. Insomma, in un momento drammatico, e l'ultima notizia che non c'entra col decreto sicurezza, la stavo raccontando prima, è che non c'è mai fine al peggio. L'Ilva, la notizia arriva da Bruxelles, chiuderà il 6 di settembre. Insomma, siamo in un momento terremotato e terrificante. Ma in questo momento non possiamo dimenticare che lo sguardo nostro deve essere lungo, il cuore aperto e la mente elastica. E tutto questo mi pare che non sia per niente o scarsamente vero. Io vorrei adesso passare rapidamente, se Francesco è disponibile, la parola al Francesco Maisto per una sintetica così enunciazione, illustrazione del decreto legge di cui stiamo parlando, nei suoi capi essenziali e in particolare ovviamente per quello che riguarda la migrazione. Ma io non vorrei sciupare tutto quello che di positivo o di negativo c'è nel lavoro che ha fatto Maurizio, perché a lui è venuto, come dire, lo sfizio, la passione, l'intelligenza di raccogliere buona parte, credo tutto, di quello che io avevo registrato e che gli avevo mandato. Quindi questa parte qui io ve la... Come dire, non faccio le duplicazioni, anche perché forse perderei a quest'ora di impeto rispetto all'impeto che c'è nel suo lavoro, nel documentario. Quello che mi preme dire in questo momento è che quel documentario resta di grande attualità, e però già rispetto a quel documentario la normativa è cambiata,
nel senso che è cambiata in peggio, perché non bastava il decreto in base al quale abbiamo ragionato in quel documentario, ma è stato fatto un secondo decreto cosiddetto sicurezza, cioè decreto Salvini, il decreto sicurezza bis, che vedete è strana della situazione in cui ormai molte persone in Italia si sono abituate al principio secondo il quale del diritto, delle leggi e delle regole se ne può fare a meno. Perché è stato necessario questo decreto, nella visione del Ministro degli Interni, per formalizzare una situazione che lui realizzava di fatto mediante dei tweet. Cioè, non sto facendo dei pettegolezzi, sto dicendo una cosa molto seria. Un Ministro degli Interni compie una serie di atti e questi devono avere una loro valenza, un loro carattere, e sono atti amministrativi. Quindi il primo problema è se ha competenza in relazione a quegli atti e quali atti pone in essere per realizzare un certo risultato. Bene, qui è successo, o meglio male, qui è successo in Italia, che questi risultati sono stati realizzati in mancanza di atti concreti amministrativi del Ministro degli Interni. Peraltro atti che mancando non erano ricorribili, non erano impugnabili, non se ne poteva chiedere l'annullamento. Questa era la situazione. Cioè le situazioni di fatto che si impongono e stravolgono il diritto. Questa è la prima situazione grave, che non è una questione di opinione. Guardate, in questa storia qui e in questo modo di fare, in queste condotte, non c'è una questione di opzioni, come dire, di campo più o meno. Se ne va all'aria tutto il diritto, perfino il diritto liberale, voglio dire, no? Tutto se ne va. Allora, questo, quindi il decreto sicurezza, il secondo decreto sicurezza, è il decreto che viene finalmente, tra virgolette, non me lo sarei mai augurato, al posto dei tweet. È un decreto, devo dire, ve lo dico ora velocemente, più sinteticamente, poi semmai ne parleremo, ma serve per integrare quello che Maurizio ha pensato di trasporre nel documentario delle mie dichiarazioni. È un decreto ancora più rigoroso rispetto a quello di cui parlavo. Certo. È ancora più rigoroso e ancora una volta viene emanato nella consapevolezza che, pur essendo un decreto e pur essendo convertibile e sarà convertito in legge, sarà contro ogni convenzione internazionale. E però quando arriveranno le decisioni, che sono questi provvedimenti contro le convenzioni internazionali, si saranno realizzate delle situazioni di fatto. Posso dire dopo quali sono specificamente tutte le convenzioni internazionali che vengono violate dal decreto. Quando arriverà la Corte europea, indipendentemente dal provvedimento provvisorio ed urgente che è stato preso, che può essere non condiviso, poi si andrà al merito, poi si vedrà nel merito cosa succederà. Certo. Però è grave questa cosa. Cioè, voglio dire, ed è un provvedimento che non riguarda soltanto i migranti. È un provvedimento, come dire, è una batteria di fuoco molto omogeneo, a cascata su tutta una serie di situazioni, visto che ha quattro settori di cui si occupa, tra cui le manifestazioni sportive, delle forme diciamo ritenute fino ad ora normalmente devianti ma non meritevoli di essere qualificate come illecito penale. Poi io ne numero lì alcune nel documentario. Poi
ce ne sono altre che sono state aggiunte. Ma le cose gravi oggi che noi notiamo nel decreto sono l'aumento o la previsione di nuove sanzioni. Io penso per esempio alle sanzioni e l'imputabilità e le sanzioni nei confronti degli armatori proprietari delle navi che vengono comandate, come per esempio la comandante della nave che è approdata ieri stasera a Lampedusa, no? La Sea-Watch, sì. Pensate, perché deve essere ritenuto responsabile l'armatore che è il proprietario della nave, l'armatore, ma sostanzialmente è un terzo rispetto alla condotta del comandante e del capitano, perché il capitano potrebbe anche aver deciso in difformità di una, come dire, di una direttiva dell'armatore di approdare a Lampedusa. Viene ritenuto responsabile anche l'armatore. Una responsabilità per fatto del terzo, no? Pensate per esempio alle confische che sono previste, ma pensate, io credo, alla cosa più grave: a seguito dell'accentramento della competenza di questi tipi di reati, non più dalla procura ordinaria alla direzione distrettuale antimafia, estremamente significativo, perché si fa conto su un certo tipo di ufficio inquirente. Perché nella peggiore delle ipotesi sarà un ufficio inquirente che è impegnato in altre vicende che ritiene molto più importanti, non ci spenderà la testa come ci ha speso la testa il procuratore della Repubblica di Caltanissetta per mettere giù quella. Ecco, come dire, un lavoro così legale, così pulito, così conforme a Costituzione, non si avrà, secondo me, da parte delle direzioni distrettuali antimafia, soprattutto nel sud. Finisco. No, l'ultima storia era questa qui. Vedete che io non so ora che cosa ha annunciato la televisione, quali sono le notizie di stampa, però è molto probabile che in relazione a quella situazione l'imputazione sarà di un 416, cioè di un'associazione a delinquere. E con le modifiche fatte nel decreto per quanto riguarda il regime cautelare, in particolare per la custodia cautelare in carcere, e con le modifiche fatte che prevedono anche la possibilità di fare il fermo di polizia, ci troviamo di fronte a un mostro giuridico che sicuramente troverà più in là gli strumenti di carattere giudiziario perché se ne dichiari la illegalità e la illegittimità. Però intanto si sarà realizzata una situazione di fatto illegale. Finito. Grazie Francesco. Scusate, sollecitato da una frase appena detta da Maisto, ho aperto il cellulare e le prime parole che ho letto sono del nostro ministro dell'Interno: mi sono rotto le palle, non sbarcherà mai. Parlava di diritto, parliamo anche di stile, ci sono delle persone che non credo siano all'altezza di ricoprire alcuni ruoli. Veniamo a Maurizio Gibertini. Com'è nata l'idea di questo film, così a più voci? In alcuni momenti, soprattutto sto pensando al pezzetto di cui è protagonista proprio Salvini, è irritante, in altri è commovente, quando soprattutto una voce femminile dice è un momento di grandissima emozione quando puoi salvare una vita umana, guardare colui che hai salvato negli occhi, e allora lì sai di aver fatto qualcosa. Comunque questa polifonia, diciamo, filmica, come è nata e soprattutto quale fine ti sei posto? Allora, come è nata, questa è la cosa interessante, in realtà è nata in una località precisa che sono i Castelli Romani, e l'idea era quella di fornire uno strumento quasi didattico di conoscenza di questa legge alle associazioni, agli SPRAR,
a coloro che comunque ci dovevano fare i conti rispetto a questa cosa. Dopodiché è cresciuta, la cosa è cresciuta proprio da sola, ha assunto una dimensione diversa e quindi è diventato un documentario e non solo un piccolo strumento. Devo dire che in realtà il problema era cominciare ad avere delle voci contro che però siano in grado di narrare e di raccontare. Io non so quanto ci è riuscito questo lavoro. No, spero di sì, lo vedrete adesso, tanto non mi dilungo molto di sicuro. Comunque di riuscire a raccontare e narrare che cosa sono realmente le cose oltre questo nuovo senso comune costruito sul niente, sulla notizia fake, sull'informazione fake che in questo momento sta funzionando. Io spero che questo lavoro non serva soltanto per sensibilizzare rispetto agli argomenti che tratta, ma spero che serva anche per sensibilizzare rispetto alla necessità di prendere in mano il discorso dell'informazione e della comunicazione e di riuscire a trasformarlo. Da questo punto di vista, vi racconto, ma è proprio brevissimo, come nasce. Io sono di Officina Multimediale, ho già fatto altri documentari, molti li hanno visti, di voi, purtroppo non moltissimi. Uno l'abbiamo presentato qua. Del resto del mondo, molti sono stati visti e quindi insomma siamo già abbastanza conosciuti. Assieme ad Officina Multimediale in questo caso c'è questo Castelli Narranti, che è una idea in nuce, tutta in costruzione, che stiamo pensando, che appunto, come dicevo, nasce ai Castelli Romani, dove sono andato ad abitare da un po' di tempo, che è quella di costruire un'agenzia di comunicazione territoriale, che racconti le realtà dei territori e racconti le necessità dei territori e racconti le storie che nei territori si costruiscono. Allora, noi crediamo che in questo paese ci sia conflitto, e non è vero che, come raccontano, il conflitto non c'è, un unico conflitto è quello degli scannati contro i più scannati, proprio per dirlo. Invece c'è un conflitto diffuso, non è capace di ricomporsi, non è capace di farsi blocco sociale, non è capace di farsi classe, però esiste, bisogna metterlo in rete, si deve mettere in rete, si deve confrontare, deve capire dove poi chi è in realtà, chi sono i nemici e chi non sono, e chi invece i nemici non sono. Se noi non riusciamo a sfondare questa costruzione di buonsenso, lo dicevo già presentando il documentario sulle opere di Paolo, sono 30 anni buoni che il lavoro più importante che le classi dominanti, scusate la semplificazione, che le classi dominanti stanno facendo in questo paese, ma non solo in questo paese, ovunque, è quello di ricostruire un senso comune che sia l'esatto opposto di quello su cui gran parte di noi ha vissuto. La televisione di Bernabei, che era un sergente democristiano, anzi forse un capitano democristiano durissimo, assolutamente, quella Rai lì, che era quella che allungava le gonne alle Kessler, tutta quella televisione aveva come centro e come racconto, come narrazione, la lotta di classe. Pensate a qualsiasi sceneggiato che facevano allora, il Mulino del Po, la Freccia Nera, eccetera, eccetera, eccetera. C'era tutto questo. In questi 30 anni hanno cancellato questa cosa. Nella comunicazione non esiste più, esiste come si dice, la competizione individuale per emergere, e esiste questa cosa, ma non esiste più tutto questo. La traduzione poi in termini, permettetemi il termine, però insomma, plebei di tutta questa faccenda è di nuovo: scanna chi è più scannato di te. Impariamo noi mettendoci insieme a fare questa cosa, oppure secondo me siamo fottuti. Detto questo,
Detto questo, proprio una parola su questo lavoro, perché spero che si racconti da solo, come dicevo prima. Questo è, diciamo che la regia è una regia di montaggio, nel senso che alla fine io ho montato le cose, alcune girate da me e dai miei compagni di lavoro, altre mi sono state mandate da registi, sono servizi che sono anche passati in TV. Altre ancora, come nel caso di Francesco, ma non solo di Francesco, ma ad esempio dei componenti di Mediterranea che appaiono in video, io ho richiesto, ovviamente siccome si lavora senza una lira come al solito, ho richiesto per favore, rispetto a questo argomento, mettetevi davanti a un cellulare, un tablet, quello che avete e dite quello che pensate. Poi me lo mandate e lo montiamo, quindi c'è una difformità di, certo. Di qualità dell'immagine, ci sono, secondo me questi sono un valore aggiunto di questo lavoro e non invece, diciamo, una penalizzazione di questo lavoro. Il resto lo vedremo. E questa è anche una proposta di come si lavora insieme. Ok? Buona visione. Allora, dopo le parole in qualche modo terrificanti in questa assenza, deviazione, deformazione del diritto di Francesco Maisto e di questa appassionata introduzione / sì forse no di Maurizio Gibertini, ci vediamo questo film, non è un documentario perché la narrazione di fatto c'è ed è una narrazione diversa da quella che negli ultimi 20 anni ci hanno raccontato, ci hanno fatto credere che tutti i mali, o gran parte dei mali, derivino dall'immigrazione, dalla migrazione. Le cose in Italia non stanno per niente così. Maurizio, possiamo spingere, ci mettiamo lì davanti. Contro i poveri, i migranti e gli autoctoni, i resti, gli scarti per i quali in forza di un pensiero punitivo si vuole accrescere tutto il sistema penitenziario, tutto il sistema carcerario e tutto il sistema punitivo. Questo è quello che succede nel Mediterraneo sempre, continuamente, solo che è soltanto quando ci sono in mare i testimoni della società civile si riescono ad avere informazioni in più e si riesce anche a soccorrere queste persone, salvarle e portarle in un porto sicuro. In mare non occorrono direttive o leggi per affermare, eppure ci sono, per affermare che salvare una persona è un obbligo. È la legge del mare. Salvare una persona in mare è inoltre un atto che fa bene a chi lo fa. Fa bene. Noi come Mediterranei abbiamo spesso detto salvare per salvarci. Abbiamo provato l'emozione fortissima che si prova quando si può davvero tendere una mano, tirare su qualcuno che ha bisogno, portarlo a bordo guardarlo negli occhi e dirgli da questo momento in poi sei al sicuro. Siamo sotto un'indagine per questo, in questo momento. L'accusa è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il nostro capitano e il nostro capomissione, il capomissione di questa specifica missione di Mediterranea. Abbiamo accolto questa indagine con spirito enormemente collaborativo perché noi non possiamo temere che si faccia verità. Queste navi della società civile sono gli unici soggetti che stanno cercando di ripristinare verità e
giustizia nel Mediterraneo, urlando e praticando il diritto alla vita e alla dignità della vita umana, contrapponendosi con ogni mezzo al discorso davvero omicida che vorrebbe che le persone venissero riportate in centri di concentramento come quelli libici, dove tutte le istituzioni internazionali dicono continuamente che avvengono inimmaginabili orrori. La Convenzione di Amburgo dice chiaramente, ad esempio, che un salvataggio non si conclude con l'entrata a bordo di una nave da parte di un naufrago, ma quel naufrago in quel momento è sotto la tua tutela, sotto la tua responsabilità, e tu devi garantire che quella persona possa giungere in un posto sicuro. Posto sicuro significa in un posto dove non è torturato, stuprato, ucciso, dove non rischia la pena di morte, dove è curato, dove è soccorso e dove la sua vita può continuare, dove i suoi diritti possono essere esercitati, primo fra tutti quello di chiedere asilo. In pochi mesi Mediterranea ha fatto tanto, ha realizzato il sogno di riuscire a comprare una nave grazie al prestito di Banca Etica, alla garanzia per questo prestito data da alcuni parlamentari, allo straordinario crowdfunding che ha coinvolto davvero migliaia e migliaia di persone in questa gara che non è soltanto una gara di solidarietà verso gli altri, ma è anche un tentativo di ricostruire una possibilità di salvezza per tutte e tutti noi, di invertire la rotta rispetto a chi ci vorrebbe soltanto divisi, rancorosi, spaventati, chiusi nelle nostre piccole patrie. Noi agiamo, andando in mare, all'interno di una frontiera liquida, di una frontiera in costruzione. È come se noi continuamente togliessimo un mattoncino e loro ne mettessero altri due. Le migrazioni non sarebbero affatto un problema se venissero gestite con razionalità oltre che umanità. Peraltro è dal 2008 che il numero dei migranti verso l'Europa continua a decrescere, ma da quando nel 2012 piano piano tutti i governi europei hanno chiuso ogni canale di ingresso legale, le persone sono state obbligate a mettersi in mare. La strada che ha tracciato, diciamo, la volontà del potere, insomma, in questo è proprio questa, è proprio trasformare il mare in un muro, in un qualcosa che è inaggirabile, in un qualcosa che è controllato, tra virgolette, innanzitutto lasciandolo in balia degli eventi. È stato costruito questo palcoscenico orribile di morte e di spettacolarizzazione della disperazione di chi poi è costretto ad affrontare questi viaggi terribili per propaganda politica. Buona domenica amici, 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 amiche, buono studio, buon mare, buon relax, buon lavoro, stazione di Verona, treni, autobus, taxi, prostitute e risorse straniere che in attesa di pagare le pensioni ai veronesi e agli italiani bivaccano, fanno, forcano, disfano, pisciano, spacciano. Ecco là, vediamo un po' di risorse che per carità magari saranno bravissime persone che sono là abbarbicate ovviamente con telefonino, cuffietta e cappellino. Un po' più tardi mi hanno detto che arrivano prostitute e spacciatori. Che si fa? Si lavora? Si lavora? Si ascolta musica? Tutto bene? C'è tempo? Questo riesce a fare l'equilibrista. Guardate, no, ha finito di fare l'equilibrista. Ci saluta? Se ne va. Vabbè, ma siamo in mezzo a una strada, Siamo in mezzo a una strada. Che musica si ascolta? Come non è la strada? Siamo in mezzo alla strada e non siamo mica in casa, siamo in mezzo alla strada. Ascolta musica, si è scocciato. Fanculo, vabbè. Eccolo, va a cercare di pagarci le pensioni. Eccolo lì, però lo smartphone ce l'ha, le cuffiette anche. Cosa ci sarà lì dentro? Chi è che tocca? Assessore alla sanità, prova a valutare. Sei vaccinato? Sì, sì. Io vaccinerei queste risorse. Cosa ci sarà nel sacchetto lasciato dalle risorse? Amici, apriamo o non apriamo? Ma. Giro d'Italia. Coppi e Bartali, buongiorno. Oppala dai. Eccoci. Vabbè, vediamo chi ha la maglia rosa e chi ha la maglia gialla. Si ride per non piangere perché quelle biciclette le pagate voi comunque, Buongiorno signora, un bacione, bella signorona mia. Allora andiamo a risorse, biciclette, risorse, biciclette. È un binomio inscindibile, qua in attesa di pagare le pensioni si prende il sole,
Buongiorno. Si dorme, si beve, non so se il Ramadan è finito, io non sono molto esperto, ci si gratta un po' le palle, però non fa mai male una grattata di palle. No, comunque dai, noi siamo di bocca buona e ci sta, dai, non è che uno può arrabbiarsi per una roba del genere, una grattatina. Siamo in attesa di partire? No, ciao, saluta. Buongiorno. C'è un bel giro qua. Buongiorno, non c'è male. Cosa fai? Dove vai? Lavori? Fai? A casa. A casa, dov'è casa? Santa Lucia. Ah, l'ostello dove ci sono i richiedenti asilo. Tu, speak English? Tu sei un richiedente asilo? Where are you from? I'm from Nigeria. Nigeria? Yeah. From Boko Haram? No. Western. Ah, quindi yeah. Scappi dalla guerra? Stai bene? Bene. Bene, ci credo bene. Ti vedo bello in forma. Ah, che bello. You don't want to talk to me? Speak English, let me tell you. Ciao ragazzo. Va all'ostello Santa Chiara, dopo andiamo anche noi a vedere l'ostello, sì, Sì. Ciao. Ciao, e lui sta bene, ci credo che sta bene. Fa un cazzo la mattina e la sera. Voi che vi state affaccendando per pagare il mutuo a fine mese, non avete capito niente. Si scappa dalla guerra, è la parola magica. Poi andiamo, qua ce ne sono alcune centinaia di presunti profughi, giusto? Sì, ospitati a spese dei veronesi e degli italiani. Sì. Noi stasera facciamo due passi in due o tre quartieri popolari di Verona e faremo il gioco Trova l'italiano. Trova l'italiano. Cioè trova l'italiano che paga le tasse e paga l'affitto. Stasera facciamo anche magari, come si diceva ai nostri tempi, un pochino di puttantura. Sì, dai, andiamo a vedere dove c'è. Per spiegarvi tariffe. Ecco, contrapporsi a tutto questo significa quindi rimettere al centro i diritti di ogni persona. Non ci sono i nostri e i loro diritti. C'è un discorso sui diritti e la dignità della vita umana che va ripreso in mano in maniera universale. Ora che lei era andata, Almayer doveva dimenticare e aveva la strana idea che doveva farlo sistematicamente, con ordine. Davanti allo sguardo sgomento di Ali, si lasciò cadere Carponi e, strisciando sulla sabbia, cancellò accuratamente con la mano tutte le tracce delle impronte di Nina. Raccoglieva al di sopra piccoli mucchi di sabbia, lasciando dietro di sé una scia di tumuli in miniatura che scendevano fino all'acqua. Dopo aver sepolto l'ultima lieve impronta dei sandali di Nina, Almayer si alzò in piedi e, voltato il viso verso il promontorio dove aveva visto scomparire il prau, fece il tentativo di gridare ancora con tutta la sua voce la ferma decisione di non perdonarla mai. Ali, che lo osservava inquieto, vide soltanto muoversi le sue labbra, ma non udì alcun suono. Almayer batté con rabbia il piede per terra. Era un uomo forte, lui, forte come una roccia. Se ne andasse pure, non aveva mai avuto una figlia, l'avrebbe dimenticata, stava già dimenticando. In questo momento ci sono 50 persone di cui si ha notizia certa che siano disperse in mezzo al mare. Due giorni dopo il sequestro di Mare Ionio è arrivato a bordo sulla nave ferma, sul molo di Lampedusa, un Naftex che annunciava che ce n'erano altre 41 disperse. Quindi quasi 100 persone in 100 giorni sono solo quelle di cui si ha contezza. Salvini dà la notizia con questo tweet sarcastico e perentorio. Donne e bambini si rifiutano di scendere dalla nave, non ci resta che augurare buon viaggio verso Berlino. Il ministro degli interni si riferisce alle tre donne a bordo dell'Alan Kurdi, di cui una incinta e due mamme con i rispettivi bambini, che hanno detto di voler rimanere sulla nave della ONG CI in mare da mercoledì ai limiti delle acque territoriali italiane, perché non vogliono separarsi dai mariti e quindi separare i padri dei loro figli. Il Viminale infatti ha dato il via libera allo sbarco a Lampedusa solo alle tre donne e ai due bambini. Non faremo alcuna separazione familiare attiva, questa è una tortura emotiva e mette in pericolo il benessere del bambino, ribadiscono dall'organizzazione non governativa. And then gives me joy, so that is all to say. Me, I like to stay together. I want to stay together and brought our daughter up together. I want to be together. We don't want to be separated. I want to give my child good life. Seeing our mothers with me together is happiness. That is because me, I remember I didn't grow up with my family, so I know what it is and what and how it means being together as a family. So. I want to stay together, I don't want to separate from my husband. And I can't go
with my childhood. I can't go with the boy alone. The boy will feel for the dead, disturbing me. Yeah. For the fun. Separating from each other is not a good idea. Or separating your family from you is like stealing your joy from you. La richiesta è di parlare del decreto cosiddetto sicurezza, detto anche decreto Salvini, come se il decreto sicurezza si identificasse con il nome di Salvini. Comunque parliamo correttamente del decreto legge 4 ottobre del 2018 numero 113, che è stato convertito con lievi modifiche nella legge 1 dicembre 2018 numero 132. Tutta la storia della nostra immigrazione e degli interventi legislativi sulla nostra immigrazione in realtà è una storia di decreti legge convertiti. Il decreto legge è quello strumento normativo che si ha nei casi di assoluta necessità ed urgenza, quindi come se la questione dell'immigrazione fosse una questione di carattere emergenziale. L'immigrazione è un fenomeno strutturale importante che ha avuto un suo picco negli sbarchi in Italia un paio d'anni fa, ed è un fenomeno strutturale che non può essere considerato un'emergenza, ha delle ragioni geopolitiche. Questo decreto legge introduce una rottura del sistema che già esisteva in precedenza, che peraltro non era molto fatto bene. Ma tutta la storia, anche gli strumenti ordinari, quelli del decreto flussi, in realtà nascondono una finzione. Si tratta sempre di regolarizzare persone irregolarmente presenti nel nostro territorio nazionale, e irregolarmente presenti perché di fatto non esistono meccanismi di ingresso legale possibili. Scompare il permesso di soggiorno per motivi umanitari. È come se si dicesse l'articolo 10, terzo comma della Costituzione, che prevede il diritto d'asilo, non esiste più. Il rigetto della domanda d'asilo per manifesta infondatezza addirittura si estende per chi fugge da guerre e persecuzioni. Viene modificata in peggio la disciplina della cittadinanza, prevedendo la revoca in caso di condanna definitiva per alcuni reati. Noi pensiamo e continuiamo a pensare che i migranti siano un problema, così questa notizia ci viene venduta, e costituiscono degli occupanti che ci rubano il lavoro. Nei territori, chi li segue, chi conosce questo genere di situazioni, sa che è esattamente il contrario. Fanno lavori molto pericolosi, sono molto sfruttati, 450.000 sono le persone in Italia che vivono condizioni di sfruttamento lavorativo e disagio abitativo soltanto in agricoltura. 100.000 sono per le persone che vivono condizioni paraschiavistiche, l'80%, cioè 80.000 persone sono migranti. 80.000 migranti che vivono poi nei ghetti di San Ferdinando, che ancora esiste nonostante quello sgombero, il Gran Ghetto di Rignano, nelle banlieue del Pontino, ma anche nel nord d'Italia, e che tutti i giorni vedono la violazione sistematica dei loro diritti umani. Su questo il governo è latitante, anzi al contrario vuole cancellare la legge La 199, non riforma i servizi sociali, il decreto sicurezza cancella servizi fondamentali dentro la seconda accoglienza come mediatore culturale, non si insegna più l'italiano perché non si hanno le risorse, noi registriamo casi di SPRAR che continuano a lavorare ma sulla base del volontariato perché non ricevono finanziamenti da parte del Ministero, cioè non vengono erogati i soldi necessari per fare buona accoglienza. Viene portata da 90 a 180 giorni il periodo massimo di possibile trattenimento nei CPR, e così aumenta a dismisura l'area della detenzione amministrativa. Viene smantellato il sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati gestito dai comuni, quindi con una diffusione sul territorio, i cosiddetti SPRAR. I richiedenti asilo possono trovare accoglienza solo nei CAS, che però sono di incardinamento governativo. A chi viene negato l'asilo ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato, anche se si tratta di persone che avrebbero diritto a un'accoglienza di carattere umanitario. Per lasciarli senza accoglienza, il che significa lasciarli in mezzo a una strada o in una piazza, magari la piazza degli schiavi di Castel Volturno, o le tante rotonde diffuse in tutto il territorio, nel sud come nel nord del paese. Tu sempre qua? No, ogni tanto, sì. Perché qua non c'è solo sempre lavoro. Non si può lavorare ogni giorno o no? Ma dipende, se sei fortunato, sì. Per quante ore possiamo? Un'ora a terra. Sì. Cammina con le ginocchia. Ma pagano qualcosa o no? La paga a me, 30 euro, 27, 28. E 20 giorni senza lavoro, tu che...
cosa vuoi? Io già un po' zitto, prima c'è il lavoro, adesso hai i documenti? No, prima è arrivato senza documenti, allora dopo ho fatto documenti. Tutti qua documenti, eh? No, 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 c'è sai senza documenti. Senza, eh? Scusa, c'è un lavoro per me? Lavoro niente, attualmente niente, siamo a posto. Se ci sei casomai domani mattina ti farò sapere. No, no, non è possibile. Se mi puoi aiutare mi fai un favore. Sono bisognoso. Lo so. Che tutti abbiamo bisogno, purtroppo decide, padrone. Quanti anni che sei qua? Io, quanti siete in casa? Qua c'è 5 persone, affitto 250, 150. Non c'è niente, è l'ultimo giorno secondo me. Anche tu? Ancora non trovate niente. Tu famiglia? Sì, a tutti. Vedo questi ragazzi che non pagano bene. Non pagare 20 euro qua, un pacchetto di sigarette 5 euro, non mangiare 5 euro. Che cosa ne vuoi? La famiglia non mangia più. Sì. Buongiorno, lavori qua, eh? Sì. E quanti anni hai tu? 61. 61? Quante ore lavori qua? 9 ore. Guadagni un po'? 35. E i documenti? Senza regole. Devo aspettare qua il mio patrone. E quando arriva, ora? Sì, ora arriva. Da dove venite? Ah, io sono Mali, lui il Senegale. Mali, Senegale? Lui Burkina Faso. Quanti anni in Italia? Io sono in Italia da 8 mesi. Tu hai documenti d'Italia? Sì. Niente? Siete venuti con barche e gomone? Sì, a mare, mare. Guadagnate un po' soldi o no? Qua? Eh? Qua dai, via. Poco, eh? Allora, tu è un po' lungo. Con l'orecchio lungo. Non puoi uscire, ma manco un centesimo. A voi paga più di noi? No, 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 uguale, 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 uguale. 15? A giorno. Questo c'è. Noi ci abbiamo ballato. Di aumentare per che cosa, più e niente. Se vuoi questo, o altrimenti a casa. Sfruttamento. Bravo. Che noi italiani lavora niente più. Perciò lui, immagina, diciamo, vengono da noi. Vedete ragazzi al mattino in furgone che è unico che paga così. Sì, 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 purtroppo lavoro non ce n'è. Questo non è stipendio, questo è scherzo. E lui sa che cosa dice? Se volete rimanere, rimanete, volete andare. E questo, avendo la famiglia, figlio, come fa con 15 euro al giorno? Ogni viaggio che fa, sai quando guadagna, domani viene il camion. Quando? 4-5 mila euro. Ogni camion ogni due giorni? Ogni due giorni. Questa casa macchinuna, suo figlio, 40.000 euro di macchina. E purtroppo la famiglia si deve mantenere. A rubare non ci potevo ir, perché non c'è più niente. Ma come devo fare? Me ne a rubare per mangiare? Come fare? Morisce lei. Come dobbiamo fare? Lavoro non ce n'è. Mio figlio c'ha 3 anni. Mia moglie fa qualche giornata ogni tanto. Fa 2 euro e mezzo al giorno, 250 euro al mese. E cosa deve fare? Cosa paga? La luce o mangi? È stato un percorso molto doloroso per chi come me fa parte della maggioranza, perché abbiamo provato a correggere molte di queste criticità, reintrodurre quindi gli SPRAR, i piccoli centri d'accoglienza, non abolire la protezione umanitaria che sebbene sia stata abusata negli anni precedenti, ha messo in difficoltà persone che già avevano un percorso di integrazione sul nostro territorio. È chiaro che se noi abbiamo una fascia di popolazione che viene costretta in maniera artificiosa, semplicemente per il fatto di concedere o meno una determinata documentazione amministrativa, in una condizione di per sé di illegalità, genera un meccanismo che ha un duplice effetto. Da un lato quello relativo al mondo del lavoro. Noi abbiamo, avendo una fascia meno protetta che si offre al mercato del lavoro a condizioni naturalmente più basse e più stracciate, questo incide non solo sul costo del lavoro di questa fascia di persone, ma evidentemente viene utilizzato il meccanismo generale della contrattazione, del valore della manodopera e della forza lavoro in termini ribassisti. Persone che non seguono un percorso di integrazione,
che non possono essere rimpatriate perché non ci sono i mezzi per rimpatriarle nella volontà, hanno poche opzioni, o vanno a fare gli schiavi nei campi o diventano manovranza per le mafie di tutti i colori, e noi non dobbiamo insegnare niente a nessuno come paese su come si gestiscono questi business. Provincia di Latina, tanto per dirvi, vi è una comunità di 30.000 persone, il 75% sono impiegati nel bracciantato, spesso reclutati attraverso caporali. Pensate che venivano trasportati tutti i giorni, sabato e domenica compresi, con furgoncini omologati per 7 persone, salivano anche in 20 o in 25. E il ragazzo migrante, bracciante, super sfruttato, che magari si sentiva male per il troppo caldo, per la fatica, perché c'era poco ossigeno, veniva semplicemente scaricato come un sacco di patate sul bordo della strada e quel furgoncino continuava, esattamente come è accaduta quest'estate in Puglia e poi anche per molto altro tempo prima, quando 14 braccianti hanno perduto la vita in incidenti stradali proprio con questi furgoncini. Lavorano anche 14 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, spesso tutti i giorni del mese, per una retribuzione che arriva intorno ai 300-400 euro in busta paga e altri 200-300 in nero, una condizione di vera e propria riduzione in schiavitù in alcuni casi, con braccianti che hanno vissuto anche per 6 anni in condizioni davvero molto gravi, picchiati quotidianamente con i documenti sequestrati dal padrone italiano, retribuiti 100-150 euro al massimo al mese, con violenze sistematiche, ad alcuni indiani hanno dato fuoco, ad altri hanno spezzato le gambe, quindi metodologia mafiosa. Illegale il permesso di soggiorno e la regolarità del soggiorno al contratto di lavoro rende sicuramente ricattabile in maniera ulteriore rispetto ad altri. Già abbiamo una precarietà degli strumenti contrattuali lavorativi che si è accentuata nel tempo. Colui che rischiando il posto di lavoro rischia anche di trovarsi lui e la propria famiglia nella condizione di irregolarità nel paese. Il lavorare che noi facciamo è di 12, 13, 14 ore. Tu vai a lavorare a mano, senta, ti dicono che hanno fatto il contratto, ma tu lavori con loro. E quando vedi che il controllo viene, ti dice di scappare da là. Allora, per me non è contratto. Il contratto che mi ha fatto firmare, la paga mensile è di 1.373, punto 44. Sì, mi fai firmare e non mi paghi questa soldi, non mi serve. Sono andato a fare la denuncia alla Guardia di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, tutti sono qua. Quindi sono 3 posti che ho fatto la denuncia e fino a oggi sto aspettando. Come ho fatto la denuncia a lui, tutte le capi che sono a Arpinova, dove sta lui, nessuno non deve usare per lavorare. Sono qua senza lavoro, senza soldi. E mio figlio senza scuola. Che sto facendo qua con questa vita? Tu hai visto come loro vivono là? Tu hai visto, no? Come vivono là? Come ti trovi? Più schiavi che quello io non ho mai visto. In Africa io non abito da questa casa. Per andare tipo del mezzo di trasporto che ci portano con un furgone dentro completamente modificato con le panchine dentro, dove non puoi, cioè ti siedi così rimani immobile. Stamattina eravamo in 17 persone, 5 euro il trasporto. Potrebbero magari fare un sciopero. Perché finché non si presentano a campo, vuol dire che avranno sempre i pomodori là appoggiati, vero? E finché, cioè, in poche parole, alla fine sarebbero magari non costretti, ma cioè, li capiranno almeno. Cercheranno di capirli e fare qualcosa almeno, magari aumentando il prezzo o trovando magari un modo, cioè, più meglio. Derubricare delle persone che migrano come dei clandestini, come delle persone che creano disagio, comunque come delle persone che creano dei problemi di sicurezza, è un messaggio grave, è un messaggio di una nuova cultura identitaria che vuole escludere il diverso, e quindi si va a integrare in una serie di politiche di destra che stanno pervadendo sia il nostro paese che l'Europa. Questo decreto sicurezza però va messo in correlazione, secondo me,
con un documento che è molto estremamente interessante, un documento elaborato dalla Fondazione dell'Europa delle Nazioni della Libertà, che è il partito europeo di riferimento di Matteo Salvini, la Lega e di Marine Le Pen, che oggi è appunto a capo del partito Rassemblement National, l'ex Front National, che sono i due poli di estrema destra che esistono nella politica europea. Questo documento si chiama Il colpo di Stato giuridico ed è stato elaborato nel 2018 con una tesi. Lo Stato di diritto, cioè quelli che sono i principi cardine del diritto soprattutto internazionale, quindi dei diritti delle persone, dei diritti dei migranti, ma anche dei diritti umani, dei diritti sociali, che sono codificati una serie di norme internazionali, appunto che fanno parte di quello del corpo del diritto internazionale, deve essere sottomesso, dice questo studio, alla volontà dei popoli. Quindi viene prima, come dire, il mandato elettorale, viene prima quello che è l'acclamazione del popolo o del, diciamo, di quello che viene definito popolo, insomma, che è in realtà il consenso conquistato attraverso appunto una forte macchina di propaganda, viene prima dello Stato di diritto. Allora, questo come si combina con un decreto sicurezza? Perché contestualizzandolo appunto nella visione ideologica dove il mandato popolare, il popolo lo vuole, viene prima della garanzia, viene prima delle garanzie dei diritti, questo tipo di azione del governo si vede la svolta autoritaria. Ovviamente ora riguarda i migranti, ma è evidente che nel momento che quando vengono meno i diritti individuali, i diritti politici, i diritti umani, che quando viene meno questa forma di democrazia, che appunto è stata una conquista dell'Unione Europea, dell'Europa dal 45 in poi, è chiaro che viene meno anche la tutela, ad esempio, per l'opposizione, ad esempio per il dissenso. Il centro d'accoglienza, il centro d'accoglienza, il centro d'accoglienza, non lo voglio. Ormai è chiaro, solo Casa Pound combatte contro questi centri di accoglienza, solo Casa Pound lo fa veramente in maniera seria, in maniera concreta, in maniera costante. E non dice bugie alle persone, perché noi abbiamo sempre detto e continuiamo sempre a dire le stesse identiche cose. Purtroppo questo centro, l'ho detto anche prima, lo ripeterò adesso, è passato per tutte le amministrazioni, per tutti i partiti, tutti, anche chi oggi si riempie la bocca contro appunto l'immigrazione, contro l'accoglienza. Ma quando ci dicono voi sarete indagati per odio razziale, a parte che per me è una medaglia, ma ci viene da ridere. Cioè noi odio razziale perché difendiamo i diritti degli italiani, cioè ma basta con queste cose, con queste bestialità, se li portassero a casa chi li vuole. Io che non riusciremo a buttare fuori tutte queste merde, tutte queste gentaglie. Quando alcuni ragazzini rom si affacciano alle finestre, partono le urla. Il decreto sicurezza è arrivato in Senato praticamente blindato, quindi un testo scritto da una parte della maggioranza di governo, quindi da una parte salviniana. Quindi siamo di fronte a un intervento molto significativo sulle forme attuali, diciamo, che noi possiamo definire il conflitto sociale, il blocco stradale che caratterizza molte manifestazioni anche di carattere sindacale, di scontri che si determinano per questioni e vertenze di carattere salariale o sociale, e la risposta concreta che viene data attraverso anche un'auto-organizzazione sociale anche immediata di fronte al problema delle carenze alloggiative a fronte di immobili che invece sono disabitati e che quindi vengono utilizzati per le abitazioni. I punti sostanziali su cui, più significativi su cui possiamo
fermare l'attenzione sono questi. Si reinserisce il reato del blocco stradale. Il reato di blocco stradale era diventata una sanzione, semplicemente un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria, e invece torna ad essere presente all'interno del nostro sistema, penale, anche con pene particolarmente pesanti, perché noi arriviamo alla reintroduzione del reato con una reclusione da 1 a 6 anni e con una pena raddoppiata se il fatto è commesso da più persone anche non riunite, ovvero se commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. È chiaro che il reato, come dire, quasi ontologicamente, il reato di blocco stradale prevede la presenza di più persone, quindi di fatto la pena diventa dai 2 ai 12 anni, è una pena pesantissima se la compariamo ad altre ipotesi di illeciti penali. Ricordiamo la protesta dei pastori sardi che hanno rovesciato il latte sulle strade. Per la prima volta dopo tanti anni si rischia la galera per delle proteste, per dei blocchi stradali di cui il nostro movimento spesso si è fatto portavoce. Pensiamo alla TAV, pensiamo a tante azioni che abbiamo fatto nel passato quando eravamo una forza di opposizione. L'altro elemento importante è quello sull'articolo 633 del codice penale, che punisce l'invasione al fine di occupare di terreni e di edifici. La pena prevista dal nostro codice era fino a 2 anni, la pena ordinaria diventa adesso da 1 a 3 anni, con in più una situazione di aggravante quando il fatto è commesso da più di 5 persone, e la pena diventa da 2 a 4 anni. Orune, visti, dura manie! Oye, magari la contra la regola, perché c'è un culatte, la crema per la perra con il rubinetto lo arramo! Arrado con il rubinetto, pastore! Ciao a tutti! A terra!
Riprendete che stanno usando la spray! A dei lavoratori 9 mesi licenziati! Hanno sfruttato e se ne sono andati, queste merda! C'è un altro elemento simbolico dentro il decreto simbolico, ma che ha anche degli elementi concreti poi di ricaduta sul piano penale, ed è quello della reintroduzione all'articolo 669 bis del codice penale dell'esercizio molesto dell'accattonaggio. Viene introdotto il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e guardamacchine, viene introdotto il cosiddetto DASPO urbano. Ora, si capisce chiaramente che il legislatore populista ha individuato dei tipi di autore e sullo scheletro del tipo di autore ha confezionato l'abito. Il focus è lo straniero marginale con le sue condotte solite e prevedibili. Lo si addita come pericoloso, si qualificano le sue condotte come illegali e diventano reati. Ecco, questo si è partito col lavorare in questa maniera e la trattazione congiunta di immigrazione e sicurezza ha l'evidente obiettivo di indurre o di consolidare nella gente la convinzione che i responsabili dell'insicurezza diffusa sono gli stranieri, sono gli extracomunitari. Allora, chi va a colpire questo tipo di normativa? Tutta una serie di soggetti marginali, tra cui principalmente gli stranieri. Quindi una legge contro i poveri, i migranti e gli autoctoni. Salvini non nasce dal niente, nasce da 20 anni in cui puntualmente partiti di centrodestra e di centrosinistra, giornali governativi e giornali antigovernativi, perché di volta in volta sono stati gli stessi giornali, una volta governativi e una volta antigovernativi, hanno creato questo luogo comune, per cui esiste una insicurezza diffusa, questa insicurezza va combattuta su un piano che mette insieme piccola criminalità, decoro, e decoro è soltanto una parola decorosa per parlare di guerra alla povertà, e politiche anti-immigrati. Un po' come negli anni della Seconda Repubblica ogni governo si sentiva in dovere di riscrivere la riforma della scuola, ogni governo si sentiva in dovere di fare una nuova ondata di leggi emergenziali contro la criminalità. A un certo punto, nel 1999, governo D'Alema, ministra degli interni Rosa Russo Iervolino, le politiche della sicurezza subiscono una torsione radicale. Si articola un discorso per cui dice: oggi quello che crea l'allarme sociale non è la grande criminalità, non è il tasso elevato di criminalità, ma è la microcriminalità diffusa, lo scippo, il furto in appartamento. Cioè, oggi questo spaventa la gente di più. Nel 1999 noi siamo di fronte a un tasso di criminalità che sta vertiginosamente scendendo e che ha poi continuato a scendere nei decenni successivi. Tuttavia il governo, peraltro il governo dell'Ulivo di centrosinistra, contro il parere della ministra degli interni Rosa Russo Iervolino, decide di varare un pacchetto microcriminalità che comporta un inasprimento di pene piuttosto sensibile appunto per i piccoli crimini. È interessante ricordare che qua nella riunione del Consiglio dei Ministri in cui queste leggi furono varate, la ministra degli interni, che era contraria, si presentò con le tabelle sul tasso di criminalità per dimostrare che non esisteva questa emergenza. E D'Alema le rispose: quello che non capisci è che crea più allarme sociale uno scippo a Milano che 2 omicidi in Sicilia. Maroni, ministro degli interni, fece il pacchetto che instaurava i vigilantes. Il secondo governo di centrosinistra, quello dell'Unione, varò delle politiche incredibilmente razziali contro i rumeni. Era successo che a Roma c'era stato un efferatissimo delitto, cioè una donna stuprata e uccisa alla stazione Imperia di una metropolitana. Veltroni era sindaco di Roma, ma era già in pectore il leader del Partito Democratico, che sarebbe nato di lì a pochi mesi, aveva una fortissima influenza sul secondo governo Prodi. E chiese, disse: il governo deve fare immediatamente delle leggi speciali contro i rumeni. Lo stupratore assassino era rumeno, ed effettivamente il governo Prodi varò delle misure per cui i rumeni andavano rimandati in Romania subito.
non gli stranieri, non gli immigrati, i rumeni, perché il rumeno è stupratore. E praticamente ogni governo lo ha fatto per arrivare al governo Salvini, che tra l'altro è in strettissima continuità con le leggi varate proprio dal ministro precedente, ministro del PD, Marco Minniti. La politica di Minniti è stata affidare alla Libia il compito di fermare gli sbarchi in Italia, fermarli alla partenza. Salvini è in strettissima continuità con Minniti, ha semplicemente irrigidito quella linea, e cioè ha detto che la Guardia Costiera Libica li deve riportare immediatamente e ha ulteriormente fermato le navi delle ONG che erano già state messe, come dire, tra virgolette, sotto processo da Minniti. Non è una grandissima novità, lo aveva già fatto prima della caduta di Gheddafi Berlusconi, facendo un accordo che comportava un ricco pagamento a Gheddafi perché Gheddafi facesse la stessa cosa. E in qualche modo questa è la cosa peggiore che l'Italia abbia fatto con Berlusconi, con Minniti, Gentiloni e con Salvini Conte. Giovani uomini legati e appesi a testa in giù, altri spogliati, percossi e brutalmente seviziati, uno sgozzato e decapitato, sono le torture inflitte ai profughi e ai migranti riportati nei campi della Libia. Immagini che abbiamo deciso di non mostrare per la loro crudezza. Le fanno le torture più sofisticate, per questo mandarle indietro si deve pensare bene, bene, bene. Riprese dagli stessi aguzzini, le immagini confermano quanto raccontato da chi, come nello scavo di Avvenire, ha clandestinamente visitato i lager libici. Abbiamo avuto anche il tempo di analizzarle, di approfondire, di verificare bene la corrispondenza anche con i dati di fatto in Libia, anche perché l'anno scorso ero stato in Libia e avevo visto alcuni campi di trafficanti di uomini. L'intenzione degli aguzzini è quella di inviare quelle immagini ai parenti a casa per drenare ancora qualche soldo. Altre volte invece è proprio una dimostrazione di forza. Realizzate dai trafficanti di uomini per estorcere denaro o per mostrare la loro spietata efficienza e ferocia alle altre bande in lotta tra loro per il controllo dei traffici. È bene ricordare che, ad esempio, il patto tra l'Italia e la Libia, che nasce dal memorandum di amicizia italo-libica di Berlusconi 2008-2009, ripreso dal ministro dell'Interno Minniti con il governo Gentiloni e oggi spinto di nuovo da questo governo, prevedeva circa 600 milioni di euro di investimento per le industrie della sicurezza italiane nella frontiera sud del Libano, prevede una militarizzazione del tema dei migranti, che ovviamente vuol dire un accordo con l'industria della sicurezza. Libia è piena di lager, ma lager veri, lager dove torturano la gente, ammassano la gente, dove gli fermano i profughi, si fanno pagare altissimi riscatti, altrimenti li rendono schiavi. Non c'è una donna che arrivi in Libia che non venga stuprata più e più volte e che non sia costretta alla prostituzione. Tutto questo è una cosa che noi abbiamo chiesto alla Libia di fare. Noi abbiamo pagato i libici perché lo facessero. Dobbiamo fare attenzione perché la saldatura di questi sistemi criminali amplifica la portata del fenomeno, lo rende anche transnazionale, c'è un sistema di tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo che è completamente cancellato dal dibattito pubblico e dal dibattito politico. Chi viene qui spesso parte dal suo paese già schiavo, sapendo di lavorare nelle nostre campagne come schiavo, e poi su di lui viene esercitato uno stigma che diventa sociale e politico straordinario, perché oltre ad essere schiavo subisce anche episodi di violenza, di razzismo, di discriminazione. La tipologia dei poveri del nuovo millennio è sterminata. Questi reati di cui abbiamo parlato, chi colpiscono? Gli irregolari, i clandestini, i tossicodipendenti, i matti, gli alcolizzati, i deformi, i barboni, i mendicanti, le prostitute di strada, i viado, i lavavetri, i posteggiatori abusivi, gli ambulanti senza licenza, gli inventori di mestieri, i benzinai improvvisati dalla domenica, venditori di fiori o fazzoletti, ombrellai dei giorni dalla pioggia, zingari, giocolieri di strada, questuanti, oziosi, vagabondi, panca bestia con i loro cani,
vecchi che frugano nelle pattugliere e via elencando potenzialmente all'indefinito. Allora, un applauso al regista e attore del film, un applauso anche all'attore Francesco Maistoc. Prego. Allora, due o tre brevissime riflessioni, poi devo fare una domanda ad entrambi e naturalmente attendiamo domande da parte vostra. Come dicevo, non è un documentario. È un film ed è una narrazione ed è stata una scelta oculata in cui la conflittualità di cui tu parlavi fra le classi che poi si è andata persa è ritornata con altri protagonisti, altri attori, ma è potentemente ritornata. La prima immediata sensazione è quella di una assenza totale, assoluta, terrificante di pietà e di compassione, laddove la compassione è la capacità di entrare in contatto con l'altro, di conoscere l'altro, di sapere che l'altro c'è e che ha i tuoi stessi bisogni, desideri, pulsioni e diritto alla vita. E la cosa impressionante è che questa narrazione di Gibertini, che in maniera assolutamente esemplare tutto questo dimostra, mostra anche come l'ignoranza, e lo dico stringendo quasi i denti dalla rabbia, è alla radice di quello che sta accadendo. Perché noi ci siamo dimenticati che la prima narrazione che noi abbiamo, e devo dire, tra parentesi, che tale Matteo Salvini si è fatto il liceo classico Manzoni a Milano, che era il più a sinistra di tutti i licei, proprio negli anni in cui ero per caso Presidente del Consiglio d'Istituto, mi chiedo cosa abbia imparato, è una cosa che continuo a chiedermi. La prima narrazione che noi abbiamo, la prima forma di romanzo, è il romanzo alessandrino, che è il romanzo dei marinai che navigano attraverso il Mediterraneo. E il Mediterraneo è la culla della nostra civiltà, della nostra storia. Tutto questo mi pare che sia andato nel dimenticatoio e tutto questo la massa di coloro che plaudono alle politiche del nostro ministro dell'interno e simili, mettiamoci anche Le Pen, pare che lo ignorino, l'ignoranza è una bestia terribile. Altra veloce considerazione, proprio oggi Tito Boeri diceva che il nostro sistema pensionistico sta in piedi grazie ai migranti. Se qualcuno ha guardato i telegiornali o ha letto i giornali proprio di oggi sembra che oggi 26 giugno tutto si sia coagulato. Beh, abbiamo ridotto in stato di schiavitù centinaia di migliaia di persone. E continuiamo a dire che loro sono il problema, in realtà loro sono la nostra salvezza. Basta avere un minimo di capacità di guardare un po' più lontano dell'immediato ritorno elettorale. Altra cosa che è strettamente legata a questo stato di sfruttamento e di schiavitù
E anche questo è accaduto oggi, io non lo so, oggi sembra che tutti gli astri si siano uniti. Oggi sono stati catturati 126 esponenti della Camorra, avete letto anche questa notizia. E si parla ovviamente di una stretta collusione fra la borghesia ricca, cioè la classe che ha soldi, e la Camorra. E in parallelo c'è anche una potente collusione fra le istituzioni, in molti, non in tutti i casi, in alcuni casi, e lo sfruttamento. Avete sentito quel l'africano che diceva: io dovrei prendere 1.300 e rotti euro il mese, o naturalmente ne prendo infinitamente meno, mi sono rivolto a destra e a sinistra, nessuno mi ha risposto, le istituzioni sono sorde. Altra veloce considerazione sui blocchi stradali. Non c'è più possibilità di protestare. Sapete che cosa mi ha angosciato? Il fatto che l'avvocato diceva: beh, allora la pena per i blocchi stradali potrebbe arrivare fino a 12 anni, ho ascoltato correttamente, credo. Ancora notizia di oggi, l'ex direttore del teatro di Macerata, che ha picchiato la moglie, l'ha bastonata, l'ha strangolata, l'ha buttata in un cassonetto e è sopravvissuta miracolosamente, ha avuto 9 anni ed è già uscito. Per il blocco stradale te ne danno 12. C'è qualcosa che non funziona. Adesso io ho una domanda per Francesco Maisto. Naturalmente non voglio parlare di massimi sistemi, mi ha profondamente turbato il giornalista che parlava di colpo di stato giuridico, riferendosi alla Lega da una parte e al movimento della Le Pen dall'altra. Laddove, e le nostre orecchie l'hanno sovente sentito, l'acclamazione popolare, il consenso popolare è più forte del diritto. Ecco, Maisto, Francesco Maisto, sta accadendo, stiamo andando in questa direzione, quali sono i correttivi possibili? Che cosa possiamo fare perché questo non accada? Eppure, sia da parte, devo dire, dei 5 Stelle che da parte della Lega ci hanno votato. E allora ci hanno legittimato a fare quello che può andare anche contro il diritto. Allora, sì. Non credo che ci sia una scissione totale tra il mondo del diritto. Non voglio fare un discorso di massimi sistemi stasera. No, certo. Il mondo del diritto e il populismo. È esistito e esiste un populismo giuridico. Allora il problema è quale è il diritto del populismo giuridico e quale è il diritto di una democrazia. Il populismo giuridico si avvale di una parte delle leggi esistenti, eccitando ancora di più il sentimento popolare, fa aumentare il numero di leggi repressive, soprattutto fa aumentare i comportamenti repressivi negli operatori della repressione e fa proprio a meno della Costituzione. È come se non ci fosse proprio. Tutto questo avviene come se non ci fosse la Costituzione. Certo, verrà pure un momento in cui poi si andrà alla Corte Costituzionale, ma se le cose non dovessero cambiare, noi arriveremmo da qui a non molto tempo più là ad una Corte Costituzionale in composizione cambiata, e cioè eletta dalle stesse maggioranze parlamentari che sono, come dire, impastate di populismo. Questo è il, e quindi non si, cioè, pur essendoci la carta, si arriverebbe al punto che ci sarebbe un'interpretazione della carta non conforme a tutti gli orientamenti precedenti della Corte. Scusate il bisticcio carta e Corte, però quello è fondamentale. Ma
c'è stato e c'è un populismo giuridico, cioè voglio dire, era osceno e spregevole il diritto, ma c'erano le leggi durante il fascismo. Non è un caso che Salvini dice i giudici devono applicare le leggi, in verità non è stato il primo, no? Ma il giudice non è chiamato ad applicare le leggi, il giudice è chiamato innanzitutto ad interpretare la legge, a tirarne fuori il senso profondo, misurarlo in relazione ai valori, alla carta costituzionale, vedere se la legge è conforme alla carta e poi applicarla al caso concreto. E a fare giurisprudenza. Eh? Ma non è un caso che parlino di applicazione, ma sono le stesse parole che venivano usate dai ministri della giustizia e forse dallo stesso Mussolini, ora non ricordo le parole esatte, ma anche il nazismo aveva il suo diritto. Quindi non è affatto vero che parlando di diritto e di leggi si fa immediatamente riferimento a qualcosa che sia contrastante con l'autoritarismo. Esiste un autoritarismo secondo legge che viene legittimato da certe leggi. Ecco. Il punto è non arrivare a una situazione in cui gli organi che devono dichiarare le leggi populiste non conformi a Costituzione non possano farlo più. Questa è la sostanza. E quindi tutta la querela che c'è in questi giorni, che è di tutt'altro livello per quanto riguarda la magistratura, però la riforma del Consiglio Superiore, la riforma della giustizia, la riforma degli organi giudiziari in generale, arriverà il problema poi qui là dell'elezione dei giudici costituzionali per i quali scade il mandato. E cioè, così come allora hanno nominato vertici, vertici apicali delle forze dell'ordine e così via, nomineranno anche gli altri. Ma sì, è chiaro, ma esiste un punto di non ritorno, cioè fino a dove il diritto prevale sulla carta, prevale sulla legge particolare? La carta prevale sempre e prevale sempre la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Scusate, ma possiamo provare a ragionare un po' insieme con la possibilità... Sì, 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 no, ma l'avevo detto, dico aspetto le vostre domande, volevo fare una domanda a me e adesso tocca a voi, prego. Sì, sì, no, finiva solo di rispondere. Aspettiamo le vostre domande. Io non voglio fare una domanda. Sì. Io voglio proporvi sì. di provare a ragionare su aspetti che mi sembra finora non sono stati esposti, considerati. Allora, io chiamo Franca Cassa e da 40 anni a Milano ho messo su un comitato di abitanti delle case popolari. Tanti anni fa da Francesco Maisto ho sentito dire queste parole: macelleria sociale. E nella mia esperienza a Milano le politiche relative ai quartieri di degrado e di esclusione sono state politiche di macelleria sociale. Lo sono tuttora. Io penso che in gran parte voi non sapete bene cosa vuol dire abitare nelle case popolari di degrado e di esclusione. Allora, 40 anni fa il comitato, per 30 anni io ho fatto l'esperienza di un lavoro quotidiano, indipendente da partiti, da sindacati, da chiese, da istituzioni, sulla questione delle case popolari a Milano. Ho considerato di assumere questo impegno pensando che si trattasse della continuità nella mia vicenda di un impegno su una questione di classe. E traggo alcuni dati di conoscenza, alcune considerazioni che vi propongo.
propongo, a proposito delle questioni che il film ci propone, da questa mia esperienza. Accoglienza. Chi sono i milanesi, gli italiani che sfilano nei cortei e dicono accoglienza? Io penso che sia una piccola borghesia democratico-progressista che la casa ce l'ha, neanche due. Il lavoro professionale ce l'ha e non ha problemi di competizione, diciamo, rispetto a immigrati che lavorano a 2 euro, 3 euro l'ora. Per i figli, per la scuola, sa come tutelare il diritto dei loro figli a imparare. A differenza di quello che succede, nelle scuole in larghissima misura frequentate da figli di famiglie di immigrati, come sono quelle che sono vicine ai quartieri di case popolari. Sanità. Se c'è un'urgenza non devono sottostare alla inadeguatezza del Servizio Sanitario Nazionale, sovraccarico ora, e possono affrontare le spese per una visita urgente. Cultura, la stessa cosa. Ma sono gli italiani poveri che sono confrontati con problemi così più grossi di loro e di noi tutti, e pagano un prezzo in termini di riduzione dei loro diritti e di grave peggioramento delle loro condizioni e prospettive di vita. Ora, che la condizione degli italiani poveri non sia stata assunta per compiti di rappresentanza da partiti che si sono definiti di sinistra, penso che i risultati delle elezioni ce lo mettono sotto gli occhi, per decenni. Poi viviamo in un tempo di tale confusione, si esalta il volontariato. Signora, mi scusi, la domanda è... una domanda. Ah. Io in genere considero che in un incontro limitare il diritto di parola di chi concorre, viene ad ascoltare la sola domanda, sia poco democratico. Io ho provato a proporvi che si ragioni insieme su dati di conoscenza, di esperienza, che fanno parte della complessità di questo universo di violazione di diritti dell'uomo che il film ci ha presentato. Dico, c'è una complessità che non è a sufficienza considerata. Se vogliamo capire perché così tanti italiani poveri sono sensibili alla sirena, ai canti della sirena Salvini, abbiamo da riflettere di più. E soprattutto se vogliamo far qualcosa per invertire la rotta. Concludo così. Io ho sentito il bisogno di andare a Roma, a vedere con i miei occhi Torre Maura, Casal Bruciato, Tor Bella Monaca. Ho avuto incontri, quello che ho capito è molto diverso da quello che sentiamo dai servizi televisivi. C'è da preoccuparsi che siamo ridotti ad avere informazioni soltanto dai servizi dei vari padroni delle varie televisioni. Non abbiamo canali di informazione che siano nostri. Allora, io ho 90 anni e sono andata
e spero che sia un modo di aprire la strada ai giovani, certo, perché c'è un grande bisogno di andare a vedere con i nostri occhi cosa in realtà è successo. Quello che ho visto a Torre Maura e ho ascoltato, ad esempio, dal presidente dell'associazione dei 21 luglio, mi fa capire le cose in modo diverso, e anche nel film, quello che si vede a Torre Maura, non è chiaro per chi non c'è stato. È stato un episodio che ha preparato ciò che è successo a Casal Bruciato. Rom, 70 Rom, 80 inseriti in una struttura. Voi non avete forse notato, una stradina isolata, larga da qui a là. Una struttura isolata, non ce ne sono case popolari del quartiere di Torre Maura in quella struttura. Eppure 300 della casa Pound sono intervenuti e hanno provocato macello, e quegli 80 Rom sono stati trasferiti altrove. Com'è che è successo? Beh, è stato detto anche in un servizio televisivo, quindi non mi spingo a toccare questioni delicate. No, a Roma si dice, nell'amministrazione comunale, il personale assunto da Alemanno si comporta così, ci sono segnalazioni di assegnazioni a Roma o movimenti come quello che è successo a Torre Maura, e Casa Pound interviene. Sempre alla vigilia di elezioni. E la polizia? La polizia lascia fare. Avete parlato di diritti, di leggi, di norme, ma a Casal Bruciato quelli di Casa Pound erano dentro la struttura delle case popolari a impedire che quella famiglia di Rom prendesse possesso della casa che aveva avuto in assegnazione. La polizia ha lasciato fare, è un altro aspetto che mi sembra va considerato. Direi che la signora ha portato un contributo assolutamente importante. Gibertini mi stava dicendo che voleva rispondere al direttore. Sentiamo se ci sono, sì, altri. No, allora mettiamo in lista. Sì, ok, sì. Grazie signora, prego. Uno e poi due dietro. Dico forse delle cose scontate. Salvini non potrà mai far marci indietro, perché è un impresario della paura, sulla paura lui si gioca tutto il suo successo e la sua stessa sopravvivenza. Però quello che mi colpisce è il silenzio assordante delle istituzioni più in alto che abbiamo, Presidenza della Repubblica, che firma tutte le porcate, a volte con dei timidi commenti che non sente neanche lui stesso, e questo è assolutamente inconcepibile, perché un Presidente della Repubblica, un Capo di Stato che è giurato sulla Costituzione, della Costituzione di essere garante, ha come minimo il dovere di motivare, di chiedere, di rimandare le leggi in Parlamento, di mandare dei messaggi, di esercitare i suoi poteri e non fare il semplice scribacchino. Poi il silenzio il silenzio anche della magistratura, la Corte Costituzionale che tace, e la magistratura che non ha ancora, mi corregga il magistrato, fatto azioni di richiesta di legittimità costituzionale dei decreti Salvini, che ha un giudice minimamente di buon senso, non può che apparire incostituzionale e illegittimo. C'è una Costituzione scritta, viva Dio, che ancora non è stata modificata, non è stata fatta a pezzi, come aveva provato quel pagliaccio un po' di anni fa, e va assolutamente rispettata. Ci sono le istituzioni anche sovranazionali, c'è la Corte di Giustizia Europea, c'è la Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo, eccetera, eccetera. Io mi auguro che arrivi un giudizio proprio da parte di queste corti verso questo criminale, e che glielo si faccia sapere. Stai attento, che prima o poi può capitare anche a te. E un'ultima cosa, avverto un certo timore della società civile. Non tutto il popolo che ha votato Salvini è la società civile, c'è una parte, perché non sono 50 milioni di italiani che hanno votato quel
quell'individuo lì. C'è comunque una buona fetta di società civile che si deve far sentire, lo fa, ma non lo fa in maniera convinta, in maniera organizzata. No, quindi non è che si gioca tutto sulle campagne elettorali, se no diventiamo un popolo di semplici burattini che andiamo lì ogni 5 anni a fare la crocetta a questo e a quello. Un'ultima cosa, io ho fiducia negli immigrati perché da loro partirà quella rivolta, quel senso di ribellione che a noi manca. Io partecipo alle manifestazioni sindacali, quelle vere, non quelle degli zombie sindacali del 1° maggio, e vedo che il 90% sono immigrati. Non è solo una questione di appartenenza, il fatto che siano in buona parte immigrati, ma proprio c'è una coscienza di classe che noi neanche ce la ricordiamo più. Pavidi. Il signore dietro con la camicia bianca e poi i nomi non li so, indico là il colore dell'abito. Prego. No, volevo dire una cosa, ma volevo prima anticipare rispetto all'intervento che ha fatto Franca, perché io sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto lei. Certo. Io ho lavorato personalmente per anni nel quartiere ticinese, nelle case popolari di Via Gola, Via Pichi, eccetera. Non sto qui a raccontare tutta la situazione perché sarebbe lunga. Ci sono delle situazioni nei quartieri, in alcuni quartieri di Milano, di cui la giunta assolutamente non prende in considerazione. C'è il Giambellino, c'è il Corvetto, tante situazioni eccetera, sì. Ed è in queste situazioni veramente si sviluppa quella situazione di contrasto e di dumping sociale eccetera, che poi diventa in parte anche linfa per alcune posizioni demagogiche di Salvini, sì. Ma questo dipende, è il punto che volevo dire, questo che mi sembra che venga fuori bene anche dal documentario di Officina Multimediale di Gibo eccetera, che c'è una carenza estrema delle componenti di sinistra da questo punto di vista, che è assolutamente no, ma forse è anche una cosa positiva da questo punto di vista, perché dopo l'esito delle elezioni credo che si possa soltanto ripartire da zero. E questo può essere un elemento positivo se lo guardiamo con un minimo di ottimismo, perché quando si tocca il fondo, certo c'è anche il detto che quando si tocca il fondo si prende una pala e si comincia a scavare, però c'è anche quando si tocca il fondo, se arriva la sinistra cosiddetta alternativa a prendere 1,7%, forse sarebbe il caso di rassettare tutto, mandare tutti a casa e ricominciare un processo costituente. Rispetto a quelle che sono le pullazioni, i fermenti della società civile, eccetera, nel campo dell'auto-organizzazione, vedo che qui c'è Gigi di Rimafro, ci sono tante situazioni sociali, eccetera, che possono rappresentare un humus ricostituente di un modo di auto-organizzazione sociale che è incapace di intervenire all'interno di quelle situazioni, come sono i quartieri delle case popolari piuttosto, sì, che altri ambiti eccetera, per ricostituire una nuova idea di sinistra che non è più quella che è stata ereditata dal Novecento, che ormai è morta. E su questo io non volevo intervenire per dire questo, ma mi ha sollecitato Franca, che ho seguito molto il suo lavoro e ho molto apprezzato tutte le cose che ha fatto in Calva Irate. No, volevo dire, rispetto al documentario di Gibo, c'è un punto che è fondamentale, che forse deve essere ribadito, che riguarda la legge Martelli prima e la Bossi-Fini, sì, perché lì tutto nasce, sui migranti. Cioè il fatto che viene messo in discussione un principio che non è un principio rivoluzionario, è un principio della rivoluzione francese. La rivoluzione borghese per eccellenza, quindi non stiamo facendo dei sovversivi, cioè il concetto che i diritti umani prescindono dalla condizione professionale e la possibilità che l'attività lavorativa, ed è un'attività libera, e in quanto libera deve essere remunerata, sì, perché la partecipazione all'attività lavorativa non dipende, non definisce quelli che sono i diritti di libertà e di cittadinanza dell'individuo. I giacobini, che avranno fatto pure il terrore, che è un periodo che ho studiato molto e mi piace molto, devo dire anche, no? Devo dire sinceramente, e l'ho studiato al Manzoni, dove ha fatto pure Salvini il liceo, no? No? Nel 77 facciamo i corsi sul terrore dei giacobini, i controcorsi durante le occupazioni nel 77, quindi particolari, no?
in cui c'è il concetto di citoyen, di cittadino, sì, che prescinde da qualsiasi condizione sociale. Allora, qui siamo ritornati in una situazione, questo è un punto che la sinistra non ha mai detto, perché è stata complice in questo snaturamento di un concetto giuridico-politico fondamentale, cioè che un essere umano ha dei suoi diritti a prescindere dalla sua condizione lavorativa. I migranti, con la Bossi-Fini e con Schengen, questo diritto viene escluso. Allora, questo lo possiamo dire, non è mai stato detto, è banale dirlo. Cioè, una persona, indipendentemente da dove viene, ha dei diritti di vita. Sì. Io potrei aggiungere che ha diritto anche a un reddito di base, ma questa è un'altra questione, no? Ma ha dei diritti, a prescindere dalla sua condizione lavorativa. Non puoi legare il diritto ad avere diritti, come diceva Anna Arendt, cioè il permesso di soggiorno, alla sua condizione lavorativa. Sì. Allora, finché non viene posto al centro questo principio giuridico, politico, etico, è chiaro che tutto il discorso diventa tracima verso posizioni, bisogna capire di qua e di là. Ci sono dei capisaldi che devono essere sanciti. E questo la sinistra in Italia non l'ha mai fatto. E forse dovremmo cominciare a farlo. E forse sì. Grazie anche per il suo contributo. Io sono Cenati, sono presidente dell'ANPI provinciale di Milano. Anzitutto voglio complimentarmi con Maurizio Gibertini per il bellissimo documentario che ha realizzato, molto intenso e molto coinvolgente. Volevo fare alcune considerazioni. No? Io sono molto preoccupato per la situazione che stiamo vivendo, di attacco ai diritti, di attacco alla Costituzione repubblicana, che è l'eredità più preziosa che noi abbiamo ricevuto dalla Resistenza. Il Ministro dell'Interno ha giurato sulla Costituzione repubblicana, ma sembra dimenticarsi dell'articolo 2, che parla di doveri di solidarietà economica, politica e sociale. Qui non c'è assolutamente solidarietà. Viene violato l'articolo 10, nel quale si parla del diritto di asilo, che è riconosciuto dalle convenzioni internazionali, dalla Dichiarazione internazionale universale dei diritti dell'uomo, di cui l'anno scorso ricorreva il 70° anniversario, che è successiva alla Costituzione repubblicana. Quindi siamo in una fase di attacco ai diritti, di una fase di attacco alla democrazia, perché Salvini parla anche del fatto che i magistrati non sono eletti dal popolo e quindi vorrebbe una subordinazione del potere giudiziario al potere esecutivo, non rispettando l'equilibrio dei tre poteri da cui è nata la democrazia italiana, che viene dall'illuminismo da Montesquieu e dall'illuminismo francese. Quindi questa è la situazione, ma si parla. Ecco, noi viviamo in un momento di grande crisi economica, sociale, etica e valoriale, ma nei momenti di crisi, mi pare che salti fuori da quello che è stato detto dal documentario, scatta la teoria del capro espiatorio, cioè le persone, la società, una parte della società tende a individuare i responsabili di tutti i mali in una categoria sociale. E questa categoria oggi viene individuata nei migranti. Io ho sentito dei pensionati che guadagnano 400-500 euro al mese che dicono: beh, i miei problemi potrebbero essere risolti se si rispedissero tutti a casa. E alcuni addirittura hanno detto: beh, con quei soldi che spendono per cercare la traversata nel Mediterraneo potrebbero comprarsi una villa dove vivono. Sì. Ma come fanno a costruirsi una villa in una zona di guerra, di fame e di siccità? Quindi c'è la cosa che mi preoccupa maggiormente, che questa teoria ha fatto breccia in gran parte delle coscienze degli italiani, ed è il consenso che la Lega di Salvini è riuscito a costruirsi. La Lega ha conquistato oltre 3 milioni di voti rispetto alle politiche con le elezioni europee. E la cosa preoccupante è il consenso. E chiudo con questo. L'ANPI cosa può fare? Beh,
L'ANPI non è un partito, non è che possa fare considerare le sue responsabilità. Tantissimo. Noi abbiamo lottato, le responsabilità ce le abbiamo assunte quando abbiamo lottato contro la revisione costituzionale nel 2016. Come? La resistenza, allora visto che qui non sono un ambiente un po' così, voglio dirvi una cosa che è per me, d'accordo. Ieri abbiamo ricordato padre Davide Maria Turoldo. L'hai detto proprio ieri. Come dici? L'hai detto proprio ieri. L'ho detto proprio ieri. Davide Maria Turoldo diceva una cosa che io ho ripetuto. Aveva inventato una nuova beatitudine. Ha detto: beati coloro che hanno fame e sete di opposizione, cosa che io condivido, e beati coloro che sanno resistere. Io credo che la resistenza armata è finita, perché l'Italia è stata liberata nel 1945, continua la resistenza spirituale. Lo diceva Giovanni Battista Stucchi, che era un esponente fondamentale del Corpo Volontari della Libertà, che diceva: la resistenza ha un pregio. La resistenza ha un pregio, quello di non invecchiare, perché c'è sempre qualcosa contro cui resistere, contro l'intolleranza, contro le prevaricazioni, contro le ingiustizie. Io credo che questo sia il ruolo che noi dobbiamo fare. L'ANPI può fare questo, ma soprattutto cercare di scalfire con una controffensiva ideale, culturale e storica questa apatia, questa anestetizzazione delle coscienze, con il lavoro che noi facciamo nelle scuole, tra i giovani generazioni. E io credo che questo sia il contributo che noi possiamo dare, tenendo conto appunto che la resistenza continua, la resistenza spirituale, riferendosi alla Costituzione Repubblicana. La nostra bussola deve essere la Costituzione Repubblicana, che deve essere difesa ma soprattutto attuata, perché a distanza di più di 70 anni è rimasta inattuata. Grazie. Grazie molte. Ci sono... grazie per i quattro preziosi interventi. Che quando facciamo una manifestazione per il diritto alla casa siamo in 500. No, non è vero. Scusami Franca, non so a Milano, allora, ma io sono milanese, ma vengo da Roma e ti dico che non è vero. Stiamo diventando 500 e stiamo diventando per colpa nostra, non per colpa di nessun altro. Se adesso permetti, se poi ti dirò anche, cioè, se mi lasci parlare un attimino, sì. Allora intanto volevo dire una cosa che secondo me è fondamentale, che racconta tutto, ed è un aneddoto. Un anno fa io abito in campagna, abito nel Velletrano, in mezzo ai campi, e un anno fa, in un periodo come questo di grandissimo calore, c'è stata una grossa perturbazione è avvenuto un fenomeno che è abbastanza raro in Italia, che si chiama downburst, ossia una colonna di aria freddissima che è precipitata sul terreno, ovviamente in una situazione di grandissimo caldo, e ha fatto come se fosse un'esplosione, ed è successo un disastro. Tipo, a casa mia mi ha tirato giù un comignolo, mi ha sfondato mezzo tetto. Cioè, e tutto intorno era così, cioè recinzioni che sono state abbattute, eccetera. Il giorno dopo, ovviamente vivi in campagna e hai rapporti di buon vicinato, siccome un vicino a me gli avevano tirato giù tutto, che a olivi e viti, gli aveva tirato giù tutta la recinzione, sono andato lì, stava lì lavorando, e gli ho detto: ti do una mano, ti aiuto. Perché insomma è un lavoraccio che fai, un signore anche di una certa età, più o meno la mia, e gli ho detto: ti do una mano. E questo intanto mi ha detto: no, non c'è bisogno, non preoccuparti, perché tanto vengono ad aiutarmi i miei figli. Ma poi ha iniziato a dirmi, ve lo dico come me l'ha detto, non riesco a dirlo nel dialetto di lì perché è molto... molto un po' ignorante, non è il mio, non ci arrivo, però la cosa che lui mi ha detto è stata: tutta colpa di questi negri di merda. Perché?
la colpa del Donbass, di questa cosa che aveva distrutto tutto, perché sono in tanti, stanno tutti insieme, fanno un sacco di calore, questo calore, ma facendo un discorso che aveva un perversissimo, ma aveva una logica che filava in un modo incredibile, termina e poi dicendo, poi siccome sono tanti, figliano un casino, fanno un sacco, comprano un sacco di macchine, che comprando un sacco di macchine fanno tantissimo smog e quindi ancora di più fanno, e poi perché stanno tutti insieme uno sopra l'altro. Detto questa cosa qua, poi se l'è presa con Trump, lì non ho capito se perché negli Stati Uniti ci sono tanti negri o perché Trump ha questo problema rispetto all'ambiente, per cui dice produciamo amianto, facciamo cose. Questo non l'ho capito se era questo, però ha chiuso testuale. Comunque, ma finisco, prendo il fucile e vado ad ammazzare un po' di negri di merda. Giuro su Dio. Io l'ho guardato e gli ho detto arrivederci, ci vediamo un'altra volta. Perché, tra l'altro il problema, e questo riporta anche al discorso più in generale che stiamo facendo qui dentro, il problema è che tutti quelli che stanno intorno a me sono armati, ma armati fino ai denti. Pistole, fucili, vai a trovare il contadino vicino di casa che c'ha la vigna e c'ha gli ulivi, per cui a cui compro l'olio, i pomodori, le zucchine, e questo mi invita in casa e c'ha il fucile appoggiato sul tavolo della cucina. Questo è il livello, per cui uno dice forse sarà il caso che mi armo anch'io, perché con sta storia che poi se la questione è che se ti senti minacciato mi puoi sparare, forse ci devo... comunque, questo è il tipo di situazione che noi stiamo vivendo. Non sto parlando di gente ricchissima, non parlo neanche di poveracci, perché comunque sono contadini, hanno i campi, campano, mangiano. Non sono sottoproletari questi. Questi producono, quindi non sono sottoproletari. Sì, sono piccoli proprietari, che è un'altra cosa. Però, allora, io ho aperto con questa cosa perché io credo che se fate la somma di tutti gli interventi che ci sono stati fino adesso, ritorna questo problema, sì. Ossia ritorna il problema che è la percezione quella che va cambiata. Che ritorna il problema che è il tipo di senso, insisto, del senso comune che è stato costruito e quindi della percezione delle cose. Se io percepisco che un disastro ambientale che è rarissimo, è raro come gli immigrati e i negri che vengono a casa mia e per cui è colpa loro e faccio questo tipo di semplicissima equazione, il problema è che qui le cose non funzionano più. Sì. Quindi la domanda che secondo me noi dobbiamo porci, perché io insisto, non è vero, lo diceva anche Andrea, ce ne sono tante di esperienze di lotte, di conflitto, non solo, ma proprio anche di proposte parziali e alternative di nuovo modo di vivere, di costruire socialità e di costruire anche sopravvivenza, perché la socialità... Se non c'è da mangiare dura poco, voglio dire, ce ne sono tante, ma queste cose qui non raccontano, non fanno storia, e quindi non esistono. Quindi io credo che centralmente questo sia il problema. Rispetto alla questione ad esempio delle lotte per la casa, allora io so qualcosa di te anch'io, perché comunque da questa città vengo e altro mi raccontano, e so benissimo il lavoro che hai fatto e che continui a fare, è tanto di cappello. Il problema anche lì funziona così. Faccio un altro rispetto alla questione delle lotte per la casa. Quando è stata la grande mobilitazione dei forconi, quella che hanno occupato tutte le piazze? 4 anni fa, 5 anni fa? No, mai stata grande, però è stata nazionale. Nazionalizzata. Insomma, comunque a Roma c'erano, a Torino c'erano, a Milano c'erano. Sì, però a Roma c'erano, perché li ho visti io, ci sono andato. Detto questo,
Tre giorni prima c'era stata una manifestazione enorme per la Vitale, ovviamente nostra, nazionale, in cui ci saranno state tra le 15.000 e le 20.000 persone, quelle vere, non quelle che ne vedi 5.000 e dici che sono 3 milioni, questo per intenderci, in una situazione tra l'altro di una grandissima tensione, perché tutto era circondato e militarizzato, per cui si è vissuta quella manifestazione senza nessuna, neanche un momento di quella gioia che generalmente dovrebbe appartenere a dei momenti collettivi così importanti. Quelle 15.000 persone, tre giorni dopo, perché non sono andate nelle piazze dei Forconi, dove c'era una presenza consistente delle destre, e hanno imposto un qualcosa di diverso rispetto a quelle piazze? Non ci sono andate, e quelle piazze si sono caratterizzate in quel modo. Torniamo a quello che stavi raccontando tu, Torre Maura e Casal Bruciato. A parte che se tu guardi le immagini di quelle cose, vedi che le stesse facce, cioè quelli che hai visto qua, stavano a Torre Maura tanto quanto a Casal Bruciato, e sono sempre gli stessi che girano. Però sono legittimati, è vero. Cioè, nel senso che prima, se un fascista entrava in un quartiere, a calci nel sedere veniva sbattuto fuori. Adesso ci può entrare e può fare quella cosa lì. Sono legittimati. Qual è la differenza tra Casal Bruciato e Torre Maura? Che a un certo punto, gente che era del quartiere, che erano gli ex comitati, tra l'altro Casal Bruciato, non vorrei fare confusione, è un quartiere che è fatto tutto da quelli che avevano, e dagli occupanti delle case degli anni 70, che erano, poi sono, sì, sono stati portati lì. Hanno fatto una mobilitazione, e quelli di Casa Pound se ne sono andati. Allora, qual è il problema? Il problema è che noi nei quartieri non ci siamo più, nei territori tentiamo di non esserci, oppure tentiamo di esserci con tematiche che non appartengono a quei territori. Non raccontiamo le storie, non lavoriamo su quello che questi lì così fanno. Io credo che questo qui sia il problema fondamentale, e che sia il problema su cui mettere le mani. Sì, direi proprio di sì. E c'è un altro breve intervento e poi... Bravissimo. Sì. Mi riallaccio a quanto detto da Gibertini, perché ci sono, scusatemi, alcune considerazioni fatte dal pubblico su cui sono abbastanza amareggiato. Non esiste più il sindacato, è vero, non controlla più il territorio, è vero. Per favore, controllate quante sono le morti sul lavoro che sono avvenute quest'anno. Ecco, e allora cominciamo a pensare che forse il sindacato una qualche utilità ce l'ha. Questo è il primo discorso. Il secondo, noi parliamo della Libia come il posto in cui avvengono le cose più atroci. Ho un compagno di liceo, tra l'altro purtroppo del liceo Manzoni, che è scaduto anche lui pesantemente, come ben sapete. Tutti lì. Io non sono stato a Manzoni, grazie. No, prego, scusa. C'è un dato che mi diceva questo compagno di liceo, che lavorava come medico per emergency sulle navi nel momento del grande flusso di gente dalla Libia. Un dato che è spaventoso è questo. Durante i primi sbarchi si sono persi 2.000 bambini. E quei 2.000 bambini non si sono spersi in Libia, si sono spersi in Italia. Nessuno sa che fine hanno fatto. Dopodiché emergency e tutte queste che si occupano di queste cose hanno cercato di porvi rimedio facendo, come dire, un censimento dei bambini che erano trasportati. Però nei primi sbarchi 2.000 bambini che non c'erano più.
Ultima cosa, scusatemi, sono tre considerazioni che mi sono venute in testa parlando di a proposito dei vari interventi delle... Io ho in testa il presidente Jefferson. Jefferson è quello che ha scritto la prima carta dei diritti, la Costituzione americana. La Costituzione americana rispetto alla nostra ha un diritto fondamentale che noi non abbiamo. Poi si può discutere sul perché non l'abbiamo. La ricerca della felicità. L'uomo ha diritto alla ricerca della felicità. Allora voi, dite, voi spiegatemi com'è che questi hanno ammazzato 10 milioni di pelle rosse e come mai Jefferson, che scriveva questa cosa nella sua carta dei diritti, nella carta dei diritti aveva 140 schiavi, fra cui anche la sua governante, da cui ebbe una fila infinita di figli illegittimi. Quando si parla di diritti, uno dei problemi fondamentali è anche di intendersi su qual è il contesto. Solo 10 milioni. Scusatemi. No, grazie, grazie mille. Ci sarebbe, potremmo stare qui tutta la notte, ma tutta la notte non possiamo restare. Io vorrei fare una piccolissima e ultima domanda e chiudere con Francesco Maisto. C'è stato un, credo il secondo intervento, che diceva il silenzio delle istituzioni e della società civile. Della società civile abbiamo parlato, ha fatto riferimento anche Gibertini. Il capo dello Stato, a tuo avviso, avrebbe dovuto intervenire di più? Questa era la... La domanda è un pochino imbarazzante, ma restiamo un po' sul vago, senza entrare nel... Beh, questa è tra le cose che avevo annotato, ma rispondo molto velocemente. Sì. Io, se ho capito bene il discorso che si faceva su Calvairate, su Via Gola e così via, no? Sì. Però vorrei capire meglio questa cosa. Cioè, a me non sembra che ci sia soltanto una guerra tra i poveri che non è stata ancora sufficientemente messa a fuoco. Mi pare che oggi ci sia qualcosa di più. E cioè c'è guerra tra i poveri, ma c'è... Ed è difficile dirlo, si fa fatica a dirlo, ma bisogna dirlo, perché noi abbiamo visto gesti concreti, abbiamo un razzismo, una volta si usava una parola classista o interclassista, abbiamo un razzismo interclassista. Quindi, come dire, non è soltanto una reazione di certi ceti popolari, proletari o sottoproletari, che, rispetto ai nuovi rispetto ai migranti, è un razzismo interclassista che prende tutte le fasce sociali, più o meno consapevolmente, però le prende tutte, e questa è una cosa pericolosissima. Gli episodi di cronaca molte volte si dimenticano. Per quanto riguarda le istituzioni, innanzitutto, come voi ben sapete, è inutile che io faccia la precisazione secondo la quale non si dichiara incostituzionale una legge in blocco, perché viene sollevata la questione in relazione alla norma, e la norma viene come dire, dichiarata sospetta di incostituzionalità dal giudice come dire, d'ufficio oppure su iniziativa delle parti. Alcune norme, per esempio, ma molte della Bossi-Fini erano state dichiarate incostituzionali. Abbiamo fino ad ora poco tempo, poco lasso di tempo tra l'emanazione di questi due decreti, peraltro uno ancora da convertire definitivamente, perché ci sia, e questa è la questione che io facevo, quando arriva la Corte, quando arriverà la Corte Costituzionale, ci saranno delle situazioni di fatto già realizzate, per cui potrà porre rimedio relativamente. Però certi segni, insomma, non bisogna trascurarli. È vero che la Corte Costituzionale emette sentenze e ordinanze, però nel momento in cui tutta la Corte Costituzionale ha fatto un giro per le carceri italiane, lanciando dei messaggi molto precisi, questo è stato un gesto di alto valore simbolico e istituzionale.
Voi l'avete visto quel film che purtroppo è stato trasmesso alle 11 di sera per televisione, ma i giudici costituzionali sono andati nelle carceri a dire la nostra Costituzione, ai carcerati, a dire la Costituzione nostra è questa e prevede questo. È importante questo. C'è da discutere, per esempio, sull'espletamento pieno dei poteri del Presidente della Repubblica, però è anche vero che il vaglio di costituzionalità che fa il Presidente è un vaglio preliminare, non può essere della stessa incisività, ma è per Costituzione, non può essere della stessa incisività della Corte Costituzionale, però certo. Piaccia o non piaccia, Mattarella sta andando in giro per l'Italia facendo ogni giorno una cosa di segno nettamente contrario rispetto a quello che fa Salvini. Sì. Si fa un discorso più alto, ma fa, come dire, contenuti, gesti che sono completamente diversi. Salvini fa una cosa e lui ne fa un'altra, solo che non può fare quelle pagliacciate che fa Salvini. Ecco. Per esempio, quando è stato fatto il primo decreto sicurezza, Salvini pensava che quelle norme, ignorante Ciuccio lui e i suoi consiglieri, pensava che quelle norme, in particolare per quanto riguarda il diritto d'asilo, sarebbero valse per tutti. È arrivata la Corte di Cassazione e ha detto no, caro mio, non possono avere effetto retroattivo. Poi ragioneremo per il futuro, ma le posizioni consolidate sono consolidate, non ha effetto retroattivo. Ci sono pronunce importanti dei tribunali che sono state adite in questo periodo, soprattutto sul primo decreto, per il secondo non c'era proprio tempo. Il Tribunale di Firenze, Tribunale di Firenze e Tribunale di Bologna, pensate che sono state in due situazioni, tre giudici donne diverse, e Salvini ha fatto la lista di proscrizione dei tre giudici donne, sì. Mettendole al bando, non trascuriamole queste cose qui. Allora, dicevo, norme e non una legge in bocca. E non è un caso che l'attacco di Salvini sia a tutta la magistratura. No, è un attacco a tutta la magistratura, quello di Salvini. Soltanto un'altra cosa, e la finisco velocemente. Quel discorso che faceva quel signore, credo che sia di via Gola, è andato via. Sì, no. Si è allontanato, cioè, adesso. Gli avrei detto, lo stesso discorso che faceva lui sul Citoyen, sulla necessità che non ci siano confini e così via, circa un mese fa l'ha fatto in questa sala qui Luigi Ferraioli. Quindi ho invitato da altri, quindi voglio dire, non è che questi discorsi non si facciano, una base robusta per fare questi discorsi c'è, il problema è riuscire ad ampliarli questi discorsi, ma mi sembra tanto, tanto, tanto rispetto a quello per cui, contro cui stiamo combattendo oggi. D'altra parte devo dire, io sono stato contro la legge Bossi-Fini e quindi continuo ad essere contro questa qui, e nei limiti in cui ci riuscivo, io riuscivo o a disapplicare, a fare interpretazioni costituzionalmente orientate, oppure a mandarla alla Corte. Quando io ho presieduto il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, espulsioni giudiziarie non se ne sono fatte. Chiaro, arrivavano le richieste di espulsione e noi rigettavamo le richieste di espulsione, motivate. Quindi non è che, non sono io uno, ma tanti lo hanno fatto. Bene, chiudiamo e adesso poi facciamo un applauso ad entrambi. Chiudiamo su un problema che ha accennato, anche se non esplicitamente detto. Noi possiamo ragionare, noi possiamo provare a resistere. C'è un problema fondamentale: come si comunica alla grande platea? E questo è il problema numero uno. Va bene, grazie ad entrambi, grazie a voi, buona serata.